Termoli Libera, candidata sindaco Daniela De Caro. Il nome del partito, Termoli Libera, perché? Termoli Libera nasce da un lavoro corale e sinergico di tutti i candidati. Vogliamo spezzare le catene dell'inerzia e della vecchia politica. C'era una volta il Parco Comunale di Termoli, oggi, a distanza di decenni, verso una privatizzazione ed una cementificazione. È questo il destino o si può fare ancora qualcosa per salvarlo? Purtroppo il nostro parco comunale è già privatizzato. Dovete sapere che nel 2019 la precedente amministrazione dichiarò il pubblico interesse di un progetto di finanza che ha concesso alla GTM non solo la gestione del trasporto pubblico locale, ma anche la gestione del parco comunale. Questa amministrazione nel 2021, nonostante si fosse espressa l'ANAC e noi come opposizione di minoranza avessimo fatto una mozione per revocare questo progetto di finanza che noi riteniamo deleterio per il nostro paese, ha invece sottoscritto la convenzione e il contratto. Quindi oggi la GTM deve gestire il parco comunale per 20 anni con annessa piscina comunale olimpionica che a giugno dell'anno scorso, dopo essere stata realizzata con fondi comunali e regionali, è stata consegnata proprio chiave in mano al privato che la gestisce e introita ricavi. Ha altresì realizzato una tendostruttura. E anche su quella abbiamo presentato una serie di interrogazioni e interpellanze per sapere appunto se era dotata del certificato per la prevenzione degli incendi e per tutte quelle altre situazioni che andavano chiarite. Quindi purtroppo la risposta è che il parco comunale è privatizzato, ma noi non ci arrendiamo e nel nostro programma c'è la volontà di revocare questo progetto di finanza, anche perché oggi il privato inadempiente avrebbe dovuto dare al comune di Termoli un parco di autobus nuovi di zecca, ma tutti vediamo gli autobus che circolano per il paese. Aggiungo poi che nel progetto di finanza sono previsti 309 parcheggi aggiuntivi nel nostro parco comunale, l'unico polmone verde della città, oltre che l'apertura al traffico sul costone del torrente di Rio Vivo. Area camper, Rio Vivo e Lungomare Sud. Per i termolesi di serie B rispetto al Lungomare Nord, anni di abbandono e degrado. Cosa volete dire ai residenti di Rio Vivo e soprattutto ai turisti? Rio Vivo è una zona ad alto rischio idraulico, purtroppo è carente nella manutenzione dei canali e non ci sono griglie adeguate per la raccolta delle acque. In più presenta una rete viaria per larghezza e per consistenza non adeguata, i marciapiedi sono inadatti e il verde inesistente. Abbiamo un'area camper nei pressi della zona delle Marinelle, ma in realtà è abbandonata a se stessa. Ma questa amministrazione che cosa ha fatto? Ha consentito sempre alla GTM, nell'ambito del progetto di finanza, di realizzare una nuova area camper dove attualmente insiste un parcheggio a servizio di tutti i cittadini che intendono recarsi presso i lidi. Un altro aspetto è relativo alla passeggiata, cioè quella parte sempre di Rio Vivo che collega il Circolo della Vela e la parte appunto nord, il litorale nord. Quella zona è completamente degradata, tra l'altro è anche a rischio ed è pericolosa perché non è stata fatta nel tempo la manutenzione degli archi. La zona inoltre è carente di un'adeguata illuminazione e anche di rallentatori. C'è da dire che all'inizio di questa consiliatura, con i vari componenti di commissione, della quarta commissione, mi diressi proprio in quella zona e all'epoca l'idea era quella di mettere quella parte del nostro territorio a disposizione dei giovani dando in concessione dei chioschi. Nulla è stato fatto.
Il nostro programma invece prevede specificatamente al punto 1 una riqualificazione di tutta la zona di Rio Vivo in modo tale che possa essere all'altezza della bellezza di Termoli. Largo Pi di Castello, area pedonale, viale dei Trabucchi, oggi praticamente di un trabucco e mezzo, in stato di degrado senza alcun intervento importante negli ultimi 5 anni e parte delle mura di contenimento del borgo antico, lato porto, cedute, transennate da mesi, due simboli turistici lasciati a morire. Ci sono speranze di rinascita per questi luoghi turistici e soprattutto storici della nostra città? Il trabucco è sicuramente espressione di Termoli. Purtroppo, però, oggi non è più così. C'è stato un intervento regionale che ha previsto la possibilità di creare 30 nuovi trabucchi sulla costa. Trabucchi che però non rispecchiano la nostra cultura perché si tratterebbe di ristoranti. Questo per dire cosa? Per dire che tutte le nostre tradizioni si stanno spegnendo. L'installazione di frangiflutti ha consentito l'ampliamento della spiaggia, ma sicuramente ha reso la profondità del mare non compatibile con la pesca. Per quanto concerne invece tutta la zona, quindi tutto il costone, è degradato. Io ho presentato una interpellanza e ho chiesto quali interventi questa amministrazione uscente intendeva fare per rendere idonea quella zona. La risposta è stata che c'è un progetto, ma ad oggi ci ritroviamo con quella zona così degradata e i turisti vedranno qualcosa di veramente molto brutto. Tra il muro crollato e il degrado, di certo non presentiamo un bel biglietto da visita. Piazza del Papa, 1983-2024. Dalla visita del Santo Padre Giovanni Paolo II, praticamente nessun intervento importante fino ad oggi, in particolare sulle superfici pedonali. Di recente è stata avviata la riqualificazione dell'area verde di Via Canada e Via Stati Uniti. Ma come si giunge a piedi? Saltando sulle rovine dei marciapiedi limitrofi? Anche Piazza del Papa è stata oggetto di una mia interpellanza. Avevo appunto osservato non solo il degrado che diciamo aleggia ormai in tutta quella zona, ma in più, proprio in commissione, abbiamo affrontato la problematica relativa alla proprietà, perché voi dovete sapere che alcune terre, alcune parti appartengono alla TUA, che è una società controllata dal comune di Termoli. Era quindi a maggior ragione necessario che ci fosse una riqualificazione. Lì i marciapiedi sono praticamente inesistenti, distrutti, non è possibile circolare con delle carrozzine, quindi per i disabili diventa veramente complicato. La nostra idea invece è quella di realizzare non solo un'area verde in quella zona, ma anche riqualificarla completamente per poterla rendere accessibile. C'è un progetto, ma anche questo ancora senza fondi, che ci è stato mostrato dal settore e che vedrebbe la creazione di un tunnel sotterraneo che collega il liceo classico alla parte centrale di Piazza del Papa. Ma anche questo progetto è solo a parole, ma nulla di concreto. Nel nostro programma invece c'è appunto la riqualificazione anche di questo. Pozzo Dolce, simbolo del degrado e dell'abbandono del centro cittadino, una vergogna a cielo aperto a pochi metri dal municipio e sotto gli occhi di tutti, cittadini e turisti. Avete da dire qualcosa al riguardo? Questa è una nota dolente, sappiamo tutti la battaglia che è stata portata avanti dalla cittadinanza per il tunnel, il famoso progetto del tunnel. Si è espresso il TAR e il Consiglio di Stato sull'argomento e oggi ci troviamo in una situazione in cui quell'area è assolutamente degradata. Questa amministrazione non ha fatto nulla per cercare di risolvere le problematiche, anzi si preoccupa di quello dell'azione che può mettere in campo la ditta che si era all'epoca aggiudicata la gara per la realizzazione appunto del tunnel. Io credo che un'amministrazione invece debba prendersi carico del problema, debba analizzarlo e valutare quello che è più giusto per la città.
Nel nostro programma c'è una riqualificazione di quell'area con la realizzazione di un parco comunale, al di sotto del quale, quindi ai piedi, abbiamo pensato di realizzare un parcheggio, ma per 60 autovetture, quindi giusto per decongestionare il traffico, ma che non consista nello sbancamento che invece questa amministrazione vuole realizzare, anche se uscente, ma e che porterebbe proprio a cambiare completamente la struttura e quella parte di Termoli, che forse è una delle più belle. Tutti stiamo attendendo la delocalizzazione del depuratore, ma in futuro questa puzza incredibile che continua ad avvolgere tutto il centro storico e non solo, sparirà o rimarrà? In questi giorni c'è un gran parlare della delocalizzazione del depuratore, però questa amministrazione ha dimenticato di dirvi che lì rimane al porto la vasca di raccolta dei liquami e quindi il cattivo odore non credo proprio che sparirà. Io invito tutti i cittadini a leggere il nostro programma che si compone di 9 temi ai quali appunto cerchiamo di dare delle soluzioni precise e concrete. Potete trovare il nostro programma sul nostro sito www.termolilibera.it. Io ringrazio Termoli Wild per avermi dato l'opportunità di raccontarvi di noi e vi chiedo di andare a votare. Qualsiasi sia la vostra scelta, andate a votare perché il voto è un diritto e un dovere. Da Ezio Varrassi, Daniela De Caro, Termoli, per ora è tutto, in bocca al lupo, un saluto, a presto.